Francesca Nicola, sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole, Francesca Nicola, per il libro Super Mamme, Super Papà, il mestiere di genitore fra gli USA e noi, con la prefazione di Pierpaolo Biazzo, la postfazione di Franco Lacecla, con la quale lei ha lavorato altre volte, Meltemi editore. Leggo nel risvolto di copertina che Francesca Nicola è antropologa culturale. Che cosa vuol dire essere antropologa culturale? Una bellissima domanda questa. Vuol dire innanzitutto che si è studiato antropologia culturale. Io in particolare ho fatto un dottorato di antropologia culturale all'Università di Bicocca a Milano, e poi vuol dire misurarsi con culture altre e cercare di comprenderne le ragioni, appunto, culturali, le norme culturali, i valori, gli usi, i costumi di società e di culture diverse dalle nostre. Vuole dire, per esempio, andare in Nuova Guinea e capire il comportamento di quelle persone per capire il comportamento di tutti gli altri, il nostro compreso? Esatto, e la mia prima ricerca importante è stata fatta, l'ho fatta appunto in Papua Nuova Guinea, quindi in un paese molto esotico, molto lontano dal nostro, e anche l'argomento di cui mi occupavo era piuttosto esotico, mi occupavo di stregoneria e di rapporti tra modernità e tradizione, in un paese che è stato, diciamo, ha conosciuto la civiltà occidentale da pochissimo tempo, da 50-60 anni, per cui in cui la modernità è ancora, voglio dire, è appena arrivata e tutto sta cambiando. E dalla Papua Nuova Guinea agli Stati Uniti, il salto non è stato enorme, veramente. Sì, un enorme salto, avevo voglia di misurarmi con un campo, si dice in antropologia, quindi con un argomento di ricerca e anche con un luogo fisico molto diverso rispetto alla Papua Nuova Guinea, e gli Stati Uniti sono un paese molto interessante, molto simile a noi, ma anche molto più esotico di quanto non siamo abituati a pensare. E poi c'è anche da dire che l'antropologia, anche se appunto è nata come studio degli altri, dei, tra virgolette, primitivi, dell'esotico, quindi delle popolazioni lontane geograficamente e culturalmente da noi, oggi è un po' cambiata, anche sotto la spinta della globalizzazione, come dire, l'altro, il diverso, l'esotico sono ormai arrivati a casa nostra, per cui è molto più facile trovare uno sciamano, uno stregone a Parigi che in una città africana oggi. E in questo senso si parla ormai dagli anni Ottanta di antropologia del noi o di antropologia dell'Occidente. Il libro che ha un po' fatto partire, o comunque che ha reso popolare questo campo di studi dell'antropologia, è il famoso Un etnologo nel metrò di Marc Augé, appunto antropologo, etnologo francese molto conosciuto. E quindi oggi per essere antropologi non bisogna necessariamente andare in Papua Nuova Guinea, ma si può anche studiare gli Stati Uniti. Si può anche studiare gli Stati Uniti, ed è dagli Stati Uniti ha studiato anche il mestiere di genitore, no? Per poi arrivare a creare non solo un parallelo, ma una trama molto fitta tra quello che è il mestiere di genitore negli Stati Uniti d'America e quello che è da noi. Titolando questo libro Super Mamme e Super Papà, è vero che oggi la famiglia è in trasformazione e la parola famiglia ha una difficoltà anche di significanza, però sentire parlare di Super Mamme e Super Papà ci porta in un ambiente sicuramente molto diverso, molto, molto soprannaturale, molto eroico, molto da cartoni animati, e invece è come si apre il primo capitolo, è un rapporto di infelicità di genitore. Sì, Super Mamme e Super Papà è un titolo un po' accattivante, un po' giornalistico, che si riferisce a uno, come dire, una genitorialità, è un modo, come dire, che ho trovato per rendere comprensibile a tutti. Il mio libro non è scritto per addetti ai lavori o per insomma professori o studenti dell'università, ma vuole essere un libro scritto per genitori, per tutti. Se l'ho letto io, Francesca Nicola, sì. Se l'ho letto io vuol dire proprio che è capace di comprenderlo tutti, ed è un libro interessante perché ci porta con una semplicità di esposizione a una profondità di pensiero molto molto grande come quella di Francesca Nicola attraverso il significato
proprio dell'essere genitori. Questo libro non è dedicato solamente a chi sta per diventare genitore, a chi genitore è, perché poi siamo tutti figli, nessuno escluso, no? E tutti abbiamo avuto dei genitori, chi più chi meno, e quindi siamo tutti interessati da questa presenza più o meno ingombrante, più o meno giusta, più o meno disciplinata, più o meno felice di genitori. Certo, assolutamente, infatti non è un libro scritto esclusivamente per i genitori, ma è un libro un po' per tutti, anche semplicemente per chi è incuriosito, appassionato dagli Stati Uniti, che appunto sono un paese da cui noi prendiamo, importiamo mode e usi e costumi, ma di cui forse conosciamo meno di quanto pensiamo. E come dicevo, Super Mamma e Super Papà vuole essere una formula che cerca di rendere comprensibile un concetto che in antropologia e in sociologia ha iniziato a emergere intorno agli anni 90, più o meno, che è quello di intensive parenting. Parenting è una espressione inglese che significa genitorialità, e intensive è un aggettivo che è un po' difficile da tradurre in italiano. Comunque potremmo dire una genitorialità particolarmente intensiva, cioè particolarmente impegnativa. È ingombrante. È ingombrante, e dal punto di vista economico, dal punto di vista del tempo che si chiede che i genitori passino con i figli, e dal punto di vista dell'investimento emotivo, no? Che dei genitori rispetto ai figli. È cambiato il ruolo del bambino all'interno della famiglia, e il bambino è ormai il re, il principe, l'imperatore all'interno della famiglia. In questo senso c'è un libricino molto molto carino e molto facile anche questo da leggere, ma molto bello, che consiglio a tutti, che è il libro di un filosofo educatore francese, si chiama Michel Gaucher, Figli del desiderio. È un libricino delizioso che racconta esattamente come è cambiato il ruolo del bambino all'interno della famiglia negli ultimi anni. Attorno al bambino ormai si struttura la famiglia, si strutturano i ruoli genitoriali, i desideri genitoriali, il tempo, la vita, l'organizzazione familiare, l'organizzazione del tempo, ruota tutto attorno ai desideri e ai bisogni dei figli. Questa è la grande trasformazione che la sociologia, ma anche, voglio dire, il giornalismo, un po' tutti quelli che ragionano attorno ai cambiamenti della contemporaneità, della società in cui viviamo, hanno messo in luce negli ultimi anni. E quindi sono volata negli Stati Uniti per cercare di capire, però con un occhio etnografico, e questa è la cosa che differenzia il mio libro rispetto ad altri nel mio piccolo, è che quello che fa la differenza è che io ho vissuto all'interno di 6 famiglie, a New York e a Detroit, quindi in 2 contesti degli Stati Uniti molto diversi tra di loro. Detroit è una città che ha dichiarato fallimento e bancarotta, New York continua a essere, insomma, un po' il cuore economico e culturale degli Stati Uniti. E com'è stata la sua convivenza negli Stati Uniti dentro queste famiglie, superando anche il concetto della privacy, no? In situazioni più o meno ricche, più o meno anguste, più o meno belle, no? Com'è stata questa sua esperienza, certo. Francesca Nicola? È stato, intanto ho trovato un'apertura da parte di questi genitori inaspettata, che non mi sarei mai aspettata. Tutti, insomma, i 6 genitori, in realtà poi io ho lavorato con 10 famiglie, però ne ho selezionate 6, quelle che trovavo più interessanti per il mio libro. Questi genitori mi hanno aperto le porte di casa loro, io mi sono offerta di fare da babysitter, quindi di passare del tempo con i loro figli, cosa che aiutava la mia ricerca da una parte, dall'altra rendeva la mia presenza un po' meno un peso, ecco. Mi sono trovata bene, male, a seconda delle situazioni familiari, no? Le famiglie sono diverse, il clima era diverso. Ecco, una cosa che però posso dire, che è una costante di tutte le esperienze che ho avuto, è che i mariti, i padri di famiglia, tendenzialmente non vedevano l'ora che me ne andassi, mentre le mamme, le donne con cui ho lavorato, sono state quelle che si sono più rese disponibili, ecco, ad avermi in famiglia e anche a intraprendere questa piccola avventura, questa piccola ricerca. I padri sono quelli stati più refrattari a parlare della loro esperienza di paternità, e anche quelli un po' più sofferenti rispetto alla mia permanenza in famiglia.
Ecco, questa esperienza americana, per spiegare anche il rapporto che ci sono tra i genitori e i figli, per queste super mamme e super papà, per quanto riguarda il noi, vale a dire per esempio noi, in Italia. E adesso veniamo a comprendere, seppure in maniera accennata per il tempo che abbiamo a disposizione, quali sono, in questa fitta trama di rapporti, quali sono le cose che ci accomunano con i genitori americani, Francesca Nicola. Sì, allora io ho scelto naturalmente fare ricerca con genitori negli Stati Uniti è un ambito sterminato, quindi era necessario per la mia ricerca restringere un po' il focus e trovare dei casi studio, quindi trovare delle situazioni particolari, specifiche da analizzare e che mi consentissero però allo stesso tempo di guardare più in generale appunto ai modi di essere genitore oggi negli Stati Uniti. Ho scelto un caso specifico che è quello di genitori di bambini che avevano ricevuto una diagnosi di ADHD. Ecco, qui bisogna specificare perché sembra una cosa ADHD così lontana, ma invece, fotografa anche la nostra realtà, perché questa sindrome, chiamiamola così se il termine è giusto, è una cosa che è sempre più presente anche tra di noi. E in che cosa consiste? Assolutamente. ADHD è l'acronimo che sta per Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, disturbo da deficit di attenzione e da iperattività. Quindi sono quei bambini particolarmente irrequieti e che hanno dei disturbi dell'attenzione e quindi ipercinesi, quindi sono bambini che non riescono a stare insomma, fermi o stare tranquilli. Ed è un disturbo che negli Stati Uniti è il disturbo, beh, che nel mondo è il disturbo psichiatrico infantile più diagnosticato. Negli Stati Uniti un bambino su sei ha una diagnosi di ADHD. In Italia la situazione è un po' diversa, ma è in incremento. La diagnosi di ADHD è assolutamente in crescita. Ed è un fenomeno che voglio dire, è arrivato prepotentemente in Italia e di cui oggi si deve occupare la scuola, si devono occupare le istituzioni sanitarie. E, insomma, certo è ancora in Italia è ancora meno diagnosticato che negli Stati Uniti, ma tutti prevedono che la tendenza sia quella di uniformarsi allo standard diagnostico americano. Però, in Italia, secondo quanto, se ricordo bene, secondo quanto ha scritto l'antropologo Francesco La Cecla nella postfazione, l'Italia, resta un paese che, sì, valgono tutte le indagini, ma resta un paese comunque che, anche da questo punto di vista, della genitorialità, resta anche un po' anarchico. In che senso? Allora, nel senso che, per esempio, una cosa che salta alla mente di tutti, se ci pensiamo, il ruolo dei nonni e della famiglia allargata. In Italia, i nonni hanno ancora un ruolo e un peso piuttosto forte nell'educazione dei figli all'interno delle famiglie. Le famiglie hanno ancora una struttura allargata. Negli Stati Uniti questa struttura allargata della famiglia non è più presente, i nonni non hanno quasi nessun ruolo all'interno dell'educazione dei figli, della vita quotidiana delle famiglie americane. Per cui diciamo che il ruolo, tutta questa super genitorialità è un po' stemperata in Italia dalla presenza di ruoli educativi che non sono solo quelli dei genitori, ma appunto comprendono per esempio anche i nonni. E questo in parte ci fa sperare che lo stile genitoriale intensivo forse possa non attecchire in maniera così radicale rispetto agli Stati Uniti. E questo è quello a cui si riferiva Franco La Cecla quando parlava appunto di anarchia rispetto alla genitorialità intensiva, al modello di genitorialità intensiva che è così proposto e è così adottato negli Stati Uniti. Ed è un libro che,
ammesso che si possa utilizzare e coniugare il verbo problematizzare, no? Come leggo all'inizio del suo libro, ecco, che problematizza proprio la realtà dei genitori, perché la generalità, se ricordo bene, a un certo punto del suo libro c'è scritto che non si impara in un workshop, ma si impara con le battaglie quotidiane per relazionarsi con le scuole dei figli, per relazionarsi con il tempo, con le energie, financo con un pizzico di fede. Sì, quello che io ho cercato di fare in questo libro, una volta accortami che il modello di genitorialità, l'ideologia la chiamo, di genitorialità, quindi l'idea di maternità e di paternità buona che è suggerita negli Stati Uniti dalla scuola, dalle istituzioni sanitarie, dalle retoriche pubbliche, dai mass media, ecco, quel modello di genitorialità che appunto è quella che la sociologia chiama genitorialità intensiva, di cui abbiamo parlato prima, e che è assunta in maniera aproblematica, in realtà ha anche dei costi, o degli aspetti critici, sia a livello individuale che a livello collettivo. E cerco nel libro di mettere in luce quali potrebbero essere questi costi, basandomi sull'etnografia, quindi sull'esperienza micro quotidiana che ho fatto all'interno di queste sei famiglie, e ne ho trovati tre sostanzialmente. Primo costo, diciamo, che mi è balenato agli occhi è stato il fatto che questo stile genitoriale è praticamente impossibile da raggiungere, perché fissa degli standard di genitorialità talmente alti che quello che fa è in sostanza innescare un circolo di colpevolizzazione da parte dei genitori stessi, che si trovano a dover essere terapeuti, consiglieri, ma anche a volte medici, e dei propri figli, e senza riuscire a farlo, così come gli standard imporrebbero loro di fare. Però questo libro ci propone una parola in cui possiamo condensare questi supermamme, queste supermamme, questi superpapà, che sono delle persone sole. Sì, il senso di solitudine e appunto di autocolpevolizzazione da parte dei genitori, ma soprattutto, sottolineo, delle mamme, all'interno della mia ricerca, che emerge è fortissimo, perché questi genitori, specialmente i genitori di bambini problematici, per esempio quelli con cui ho lavorato io con una diagnosi di ADHD, si trovano a, come dire, si sentono un oggetto di scrutinio, di osservazione, di giudizio da parte di tutte le persone con cui si interfacciano, hanno a che fare nella loro quotidianità, gli insegnanti dei figli, i medici con cui lavorano, ma non solo, anche i parenti stessi, gli altri membri della famiglia, spesso i loro partner, il marito ad esempio. Il problema è questo: l'ADHD è una malattia, sì, un disturbo che è invisibile. Non c'è nessun marker biologico che lo registra, per cui non si può fare una lastra del cervello e stabilire questo bambino ha l'ADHD. E quello che si fa è una diagnosi, cioè la diagnosi viene fatta attraverso l'osservazione di alcuni comportamenti del bambino. C'è una lista di comportamenti che il DSM, cioè il manuale diagnostico psichiatrico che viene usato negli Stati Uniti, fa, che sono: il bambino si muove molto, non riesce a stare seduto, fa troppe domande in aula, in classe, non riesce a mantenere costante la propria, non riesce, insomma, a rimanere concentrato su un compito a lungo termine. Ecco, si tratta di quindi disturbi del comportamento molto ambigui, perché da una parte certo potrebbero essere una sono, no? Una, comunque sono letti come un segnale di una diagnosi, di una malattia biomedica. Dall'altra parte molti sostengono che questi stessi comportamenti potrebbero essere semplicemente comportamenti tipici di bambini molto irrequieti o, perché no, maleducati. Quindi l'ambiguità: si tratta di ADHD o i genitori di questi bambini non sono in grado di educarli, di gestirli, di disciplinarli in maniera corretta? Questa ambiguità è un sottotesto sempre presente in fondo, nell'animo, nella percezione,
dei membri della famiglia, di questi bambini, del partner e degli stessi genitori che costantemente si chiedono se si tratti di ADHD o se si tratti di una loro incompetenza genitoriale. E questo fa sì che i loro sensi di colpa e il loro senso di inadeguatezza sia ancora maggiore, ancora più forte. Francesca Nicola, prego, stava dicendo e quindi? No, quindi il senso di solitudine di cui parlavamo emerge in maniera veramente forte nel mio libro, nella mia esperienza di ricerca. Prima di salutarci, Francesca Nicola, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni sono appena tornata dagli Stati Uniti, dove vivo adesso, e sto leggendo un libro sulle fake news, si chiama Fantasyland, ed è un libro che cerca di uno scrittore americano, adesso mi coglio un attimo, non mi ricordo il nome dell'autore, comunque il titolo è Fantasyland, ed è un libro che cerca di capire come mai, di spiegare in termini culturali la diffusione delle fake news negli Stati Uniti oggi. Kurt Andersen. Esatto, perfetto. Fantasyland. Intanto noi ringraziamo Francesca Nicola per averci fatto conoscere più da vicino il suo libro, edizioni Meltemi. Grazie a voi. Super mamma e super papà, il mestiere di genitore fra gli USA e noi. Grazie ancora Francesca Nicola. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Buon lavoro. Grazie.